vittoria della Vigor Lamezia a Badolato, punteggio 3-1. Vigor che è scesa subito in campo determinato, collezionando una serie di azioni passando in vantaggio. Badolato trova la rete del pareggio alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo gli ospiti si raddoppiano 2-1 e poi la terza rete, un po' di rapina possiamo dire, che innervosisce i padroni di casa. Ne parliamo col presidente della Vigor. Presidente, una squadra ben quadrata che possiamo dire che per tutto il primo tempo ha dominato subendo il gol alla fine, ma poi nella ripresa ha saputo riprendersi. Sì, nella ripresa abbiamo fatto, il mister ha azzeccato i cambi e quindi abbiamo poi fatto due gol decisivi per poter portare i punti a casa, tre punti a casa, quindi abbiamo vinto 3-1 con il nuovo acquisto, abbiamo fatto il gol con Giugiolone, ha fatto il terzo gol di rapina, però insomma meritato, il punteggio meritato. Punteggio meritato e squadra che si rafforza appunto con i tre acquisti, sì, che si sono già integrati, sia Zaffino sia Giugiolone sono andati in rete. Sì, Zaffino è stato il primo gol nel primo tempo, già si vede un cambio di gioco proprio per i nuovi acquisti e quindi pensiamo di poter andare avanti con la giusta determinazione, la giusta insomma convinzione di poter vincere il campionato. Con noi mister Viterbo. Mister, una vittoria meritata in cui sono emerse le grandi qualità della sua squadra e possiamo dire anche già l'integrazione dei nuovi. Sì, siamo riusciti a chiudere al secondo tempo, anche se al primo tempo abbiamo avuto parecchie occasioni. Abbiamo preso gol sull'unico tiro in porta, però sono contento della prestazione dei ragazzi e anche dei nuovi arrivati. Per fortuna ho una rosa ampia che mi permette di coprire anche gli infortuni dei ragazzi che ho fuori. E comunque niente, noi ci siamo. Quindi squadra più forte con tutte le qualità per lottare fino alla fine per la vittoria finale di questo campionato. Sì, la squadra è costruita per fare un campionato di vertice. Quello che dico sempre è che quello che sta facendo il San Calogero al momento è un qualcosa di straordinario. Noi stiamo facendo un ottimo campionato, ma il San Calogero in questo momento ha fatto qualcosa di straordinario. Quindi speriamo di poter risalire al più presto la china, fermo restando che noi non molliamo nulla. Ai nostri microfoni c'è Giuseppe Audino che ha sostituito mister Calabrese in panchina. Mister, una partita molto sofferta per il Badolato che è andato subito sotto di un gol ma è riuscito a recuperare giusto in chiusura di primo tempo. Secondo tempo che si è messo subito male, poi partita che si è innervosita ed è finita con la vittoria meritata degli ospiti. Innanzitutto vorrei salutare i vostri telespettatori. Detto questo, lei come ha descritto la partita, c'è stato un primo tempo equilibrato direi, dove non abbiamo rischiato molto. Abbiamo subito forse il gol in fuorigioco, detto dagli spettatori che erano lì sul filo del calciatore che ha fatto gol. Poi siamo stati bravi a ribattere a questa supremazia di un blasone come la Vigor Lamezia e siamo riusciti a pareggiare al termine del primo tempo dopo un calcio di punizione ben messo in area di rigore, poi dopo un palo sulla ribattuta è stato bravo il nostro difensore Catanzariti a metterlo in rete. Poi il nervosismo si è ancora elevato, è stato espulso il nostro giocatore e lì non c'è stata più partita, anche se i nostri ragazzi ce l'hanno messa tutta, però c'è pure da dire che oggi abbiamo avuto di fronte una squadra rinnovata adesso nel mercato di gennaio, di dicembre, che ha ancora inserito elementi di categoria superiore nelle loro fila e quindi abbiamo avuto grandissime difficoltà.